Buongiorno a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo Vlogmas. Sono le 11:20, oggi è 17 di dicembre, quindi manca sempre meno la data X, come vi dico ogni giorno. E stamattina mi sono svegliata e ho finito appunto di scaricare Final Cut sul computer. Eccolo lì, quindi adesso ce lo abbiamo. Adesso invece stavo cercando uno sfondo per il computer. Su questo qui grande ho lo sfondo della Sirenetta, quindi ho pensato su questo o ci metto Game of Thrones o ci metto Harry Potter. Per ora sta vincendo Harry Potter perché ci metterei una bella Hogwarts come sfondo, che dite? Non lo so, adesso ne cerco uno un po' carino. E poi vediamo quale scegliere. Poi, come vi ho detto ieri, stamattina devo andare dal podologo, mentre in palestra forse vado oggi pomeriggio. Dico oggi pomeriggio perché non posso andarci subito dopo il podologo, altrimenti poi non faccio in tempo a caricare il Vlogmas. È tutto molto complicato. Certo, avrei potuto alzarmi prima, montare il Vlogmas, così mi ero tolta già il pensiero. Ok, alla fine ho scelto questo sfondo un po' più commerciale. Invece, come vedete, di qua ho la Sirenetta. Speriamo oggi di risolvere questa cosa della gemellanza dei computer, perché mi stiamo andando in palla più totale, quindi spero qualcuno di voi sappia risolverlo. Adesso io mi preparo, così esco tra un pochino. Sono appena uscita, non potete capire, i miei piedi mi stanno ringraziando. Mi ha detto che adesso non ho più tanto il problema dell'unghia incarnita, ma adesso mi si forma un callo al lato dell'unghia. E non potete capire, per togliermi, raga, è andata tipo a fondo, a fondo. Infatti ogni volta mi fai complimenti, perché io ho una soglia del dolore fortunatamente molto alta. Mi ha detto: di solito quando arrivo a metà di questo punto i pazienti urlano, tu invece stai ancora calma e tranquilla. Ma voi non potete capire, io a 12 anni come sono arrivata da lei con le unghie, cioè quelle mi facevano urlare, non adesso. E infatti io ho ripetuto questa cosa e mi ha detto: beh, in effetti. Io tra l'altro mi sono anche operata alle unghie, penso 6-7 anni fa. Comunque, in ogni caso, adesso i miei piedi ringraziano. Mi ha dato delle goccine emollienti da mettere. Quindi non so se andarle a comprare adesso oppure se manderò mio padre o mia madre. Adesso vedo, perché io volevo passare prima di tutto a prendere i Kleenex perché mi sono finiti. Poi devo passare a prendere la famosa groviera per fare la quiche Laurelle che mi è rimasta qua. La voglio fa, stasera me la devo mangiare. Tornati, adesso mi accrocco come ieri per fare lo svuota la spesa perché ci sto prendendo gusto, mi strapiace farlo. Allora, a parte che mi è arrivato un pacchettino da Emp e questo qui che onestamente non so cosa sia, ma forse ho intuito che cos'è, poi vi spiego. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso da Maurice, che è tipo un grande store che vende casalinghi, cose così. Ho preso i miei shampoo preferiti, stavano in offerta a 1,70-80 euro, quindi ho presi due. Poi ho preso tre pacchi di veline perché questi qua vanno sempre bene. Al supermercato invece ho preso le mie banane perché stamattina io volevo farmi il porridge ma non c'erano, quindi ho rosicato e ne ho prese ben, non lo so, penso 6. Poi ho preso il famoso spinacino per farlo con l'albume la mattina. Poi due pacchi di savoiardi per fare il tiramisù a Natale. E poi ho preso di nuovo un mascarpone perché ero sicura che uno non mi bastasse. E ultimo, la cosa importante, la groviera, che probabilmente non è neanche questa, però ho cercato le immagini su internet e aveva i buchi. L'animaccia loro 4,30 euro, sto pezzetto. Sta quiche mi è costata più di non so cosa. Adesso invece apriamo gli altri due pacchetti. Allora, apriamo quello di Emp, che già so che cos'è, è un Funko Pop. Fa sempre parte della nuova wave di Harry Potter. Appena l'ho visto ho detto: deve essere mio perché io adoro, tra tutte le lezioni di Hogwarts, pozioni. Sto parlando del pop di Hermione con il calderone che fa una poziones. Forse così si vede un pochino meglio. Ha tipo tutte le fialette in mano. Qui c'è Gwenda che vuole salire. Scusami, ma io sto parlando, eh. E questo qui è bollinato Emp Exclusive. E poi apriamo questo, che appunto ho un'idea di cosa possa essere, perché tempo fa mi ha contattato una ragazza chiedendomi se volevo provare. Infatti credo sia questo. Allora, qui c'è un bigliettino con scritto: buon Natale e addio vita sociale. Questa cosa è successa già molti anni fa, senza il buon Natale. Qua dietro c'è scritto: il tuo Natale è salvo, poteva andarti peggio, avresti potuto ricevere la solita sciarpa oppure una cravatta senza senso, invece no. Infatti questa è una cosa fighissima anche da regalare, volendo.
prendendo, perché è una pennetta, da quanto ho capito, che contiene 3 mesi di cinema, serie TV e intrattenimento. E questo è il cofanetto. Sono molto curiosa di capire, perché io ho già Sky Cinema, qui leggo Sky Cinema, quindi non lo so. Però sembra figo, c'è anche il telecomandino e c'è questa chiavettina che credo vada inserita nella TV. Dopo voglio provare. Allora, sto installando, cercando di installare questo Now TV. Mi sono iscritta sul sito e tutto quanto. Non capisco la parte di collegare una carta, però capisco che magari è tipo Netflix, no? Quindi ci colleghi la carta ed è per il pagamento, scaduti questi 3 mesi. Spero poi di riuscire a staccare la carta una volta terminata sta cosa. Spero che non ci siano spese. Comunque, complimenti Dario, appena attivato ho scelto l'opzione cinema, perché le serie TV magari le trovo anche online. Adesso devo connettere questa alla TV. C'è un piccolo problema, io ho messo la chiavettina qui nell'ingresso HDMI e dico teoricamente, perché mi dice no segnale, non so come fare, non so perché mi dica no segnale. Forse devo accendere la chiavetta, perché era spenta. Una chiavetta non è una chiavetta. Per pranzo invece oggi vado di ciccia, quindi mi sto facendo le polpettine di Ikea. Qui invece sto facendo dei funghi trifolati, sto cercando di fare questa famosa quiche Laurel. Vi faccio vedere come dovrebbe venire. In teoria io sto prendendo la ricetta da Giallo Zafferano, che è uno dei miei preferiti, praticamente seguo sempre loro. C'è scritto difficoltà bassa, quindi lo possiamo fare tutti. Cottura 45 minuti, ok. Questi sono gli ingredienti e questi sono per la pasta brisée, che io però ho appunto comprato già fatta perché non ho proprio sbatti. Questo è il procedimento della pasta brisée e questo è per il ripieno. Io ho già messo qua le uova e la panna liquida con le varie spezie. Qui ho già steso la pasta brisée più o meno, sta un po' cadendo. E qui sto mettendo l'acqua a bollire perché si deve sbollentare la pancetta affumicata. Nel mentre che aspetto che l'acqua bolle, mi vado a grattugiare la groviera, sperando che questa sia groviera effettivamente. Comunque penso che un formaggio a caso vada bene. Ho infornato la quiche, vediamo come viene. Praticamente dopo aver fatto l'impasto separato di uova, panna, spezie, pancetta, l'ho scolata, l'ho lasciata raffreddare, e il formaggio grattugiato, ho messo come fondo il formaggio, poi sopra l'impasto con l'uovo e poi la pancettina sopra, ho rivoltato il bordo della brisée e l'ho messa dentro. Questo è più o meno. Adesso è tardissimo, oggi il vlog, ma so già che uscirà tardissimo perché sono le 3:10. Io mi sto andando adesso a mettere al montaggio. Metto un attimino a posto alcune cose che ho tirato fuori e poi corro, ma corro nel senso che corro. Allora, sembra che sono riuscita a collegare Now TV, adesso lo sto collegando al wifi. Praticamente non avevo messo questo cavetto attaccato nell'altra presa, quindi me sciocchina. Semplicemente dovevo guardare questa immagine, vedete che qui c'è questo filo attaccato di qua. Io non so brava a guardare le immagini, quindi adesso lo collego al wifi. Mi sono cancellata dalla lezione di palestra perché sono le 4 e non ce la farei con i tempi. Devo ancora editare il vlogmas e mi chiedo perché le giornate non durino 50 ore. Non ve l'ho ancora detto, ma io domani devo andare a lavorare in esterna per uno shooting. Mi hanno chiamata l'altro giorno, quindi devo anche prepararmi tutta l'attrezzatura per truccare. Allora, mi hanno detto in teoria che sono più ragazze, di cui anche 2 ragazze comunque con pelle scura, quindi devo mettermi anche a cercare un po' di colorazioni. Nel mentre, scusate se vi parlo non guardando, ma sto cercando intanto di tagliare un po' di pezzi del vlog. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Nel mentre il vlogmas è in caricamento, e qui mi arrivano messaggi, ok? E c'è anche YouTube. Voglio guardarmi qualche video di me stessa. Vediamo se esco. Ila. Ah, ci sono. Ila Makeup 02. Oh my god, but it's me. Che strana cosa. Questi sono tutti i vlogmas. Pazzesco. Mettiamo questo, il trucco di Iconica. Ah! Oddio, mi faccio senso da sola. Volevo portarvi giù a vedere com'è venuta la quiche. Nel mentre è tornata mia madre. Ecco il risultato finale. L'ho cotta a 150 gradi e poi l'ho alzata un po' alla fine per sbruciacchiare tutto. Devo dirvi che ci è piaciuta. Di mio io ci aggiungerei un po' di cipolla, onestamente. Io ho seguito la ricetta, quella di Giallo Zafferano, e devo dire che è venuta. Qui c'è Guanda che ne vuole passaggiare un pezzetto, ma non può.
È un po'... Ah, senti l'odore dal dito. Ho trovato un filmetto che vorrei vedermi, che è quello di Natale dell'anno scorso con Massimo Boldi. Si chiama Natale da Chef. Non l'ho visto e io adoro Massimo Boldi, infatti non vedo l'ora quest'anno di andare a vedere quello che hanno fatto anche di nuovo insieme a Christian De Sica. Volo solo all'idea. Pausa da film. Adesso se va a mangiare la mia quiche, che prima ho assaggiato, quindi ho barato in teoria. Non sarà love at first bite, ma sarà solamente love. Comunque appunto voglio provare a fare l'esperimento di variare, anche perché le quiche sono chiamate anche un po' le svuota frigo, perché ci puoi buttare dentro tutto, anche solo base uova, senza che ci mettete la panna, se volete fare una cosa un po' più leggerina. Però è assolutamente fattibile. Poi adesso me la riscaldo anche un pochino, sempre al forno, e me la mangio. Ragazzi, io non vedo l'ora di mangiare il pandoro. Ho capito soltanto l'altra anno qual è la differenza tra panettone e pandoro, cioè chi è l'uno e chi è l'altro, e sono molto sicura che alla maggior parte di noi, di voi, piaccia il pandoro. I canditi non mi piacciono, ma a parte quello non mi piace proprio l'impasto del panettone. Invece il pandoro è burroso, è godurioso, ci può mettere sopra tutte le salse che vuoi. E io quest'anno voglio fare la salsa al mascarpone, perché l'altro anno mia zia ci ha provato, ma è venuta una mezza catapecchia. Quest'anno Ilaria per Natale si chiuderà in cucina, praticamente devo fare un botto di roba, a partire dai due tiramisù, antipasti. Voglio fare appunto un'altra di queste quiche, ecco perché l'ho fatta, così voglio fare una prova generale. Anzi, se avete qualche idea di qualche antipastino, qualcosa di carino da preparare, scrivetemi qua sotto le vostre ricettine testate che sono piaciute, e io prenderò in considerazione varie cose, così vediamo un attimino di variare, perché sennò sai sempre le stesse cose. Ah, ecco, devo fare anche l'insalata russa con una variante che ho sperimentato, mezza polacca, mezza russa, mezza italiana. Poi tanto vi faccio vedere tutto quello che farò. Li stai vedendo i vlogmas di Guglielmo? No. Dai, Dora, ti stai perdendo la vita, un pezzo di vita, certo! Dal primo a oggi, quindi hai 16 video da vedere. Sto guardando il film e nel mentre sto facendo la borsa per domani con i trucchi. Mi ricordo che già in qualche vlog fa vi avevo fatto vedere come organizzavo tutto, quindi non ve lo rifaccio vedere. Però mi sono appena ricordata che stavo per lasciare qui le cose più importanti, cioè questo kit qui e soprattutto i pennelli. Una robetta easy che si può sostituire, no? Momento calendario dell'avvento, non mi sono scordata. E oggi apriamo la numero 17 e troviamo una lip lingerie. Eccola qui, questa è nel colore sleep. Mamma ragazzi, comunque ho appena finito di vedere il film e è una mezza minchiata, cioè mi aspettavo molto molto meglio. Quindi Natale da Chef X sopra. Adesso invece mi metto a vedere, a recuperare anzi qualche serie TV, cioè qualche, giusto uno o due episodi, eh. Quindi vedete, ho acceso il set computer e io appunto vi do la buonanotte, così ci sentiamo direttamente nel vlogmas di domani. Ciao!